Le tecniche sono diverse, l'ispirazione è molteplice, i risultati vari ma significativi. Che usi il legno, la pietra, la tela, i colori cambia poco, anzi nulla. Il messaggio è orientato in direzione dei giovani. Attraverso l'arte possono trovare l'equilibrio interno e agire senza lasciarsi ingabbiare da sentimenti poco nobili. Per Vito Michele Pellegrino il passaggio all'arte è stato istintivo, naturale, un'evoluzione di una personalità dalle molte sfaccettature che si realizza nel far scaturire immagini da pezzi di pietra o di legno. Le figure che propone sono in gran parte richiami al sacro. Una serie di Madonne si alternano all'immagine di Cristo o di Padre Pio. Non mancano altre espressioni della religiosità popolare tipica della Valle dell'Agri. È qui che Pellegrino si alimenta di emozioni e le trasforma in pittura, in scultura, in forme artistiche che danno concreto il segno dell'abilità di mani che seguono alla perfezione le intenzioni dell'artista. Nello studio di Pellegrino fanno così bella mostra pietre dell'Agri, trasformate in tartarughe, in animali da cortile, in figure umane maschili e femminili. Come in una galleria si susseguono anche opere pittoriche che richiamano ambienti di Sant'Arcangelo, ma anche luoghi di mare, paesaggi di un'antica Basilicata che è la vera ispiratrice di Pellegrino. Pittore e scultore orientato a soddisfare prima se stesso e poi chi lo circonda, perché in fondo l'arte, quando espressione dell'anima, è soffio vitale senza altro paragone.